Allora, ci troviamo in uno spazio che è Palazzo Moncada, una parte del Palazzo Moncada da sempre adibito a ufficio tributi, abbandonato da qualche anno, è arrivato a un certo punto, abbiamo deciso di prendere questo spazio e dedicarlo all'arte contemporanea. Tutte le installazioni, io ho chiamato dei miei grandi amici e persone che stimo per iniziare questo percorso assieme. In realtà il percorso è partito con le saracinesche e questa è, diciamo, la conclusione del viaggio delle saracinesche. Che dire, ognuno ha un proprio spazio e ha interpretato il contagio, perché l'arte deve essere contagiosa come la bellezza, e ha interpretato il contagio. Noi abbiamo creato un percorso emozionale, quindi tutte le stanze, tutte le pertinenze di ognuno hanno una lingua comune, che è il colore, l'uso del colore. Questo spazio si presta benissimo come un spazio di arte contemporanea. L'idea è quella di lasciare il passo ad altri artisti. Noi vorremmo artisti internazionali, perché Caltanissetta si deve sdoganare come città d'arte. Dovrebbe diventare veramente una città che accoglie gli artisti in tutto e per tutto, dando la possibilità a ognuno di esprimersi. Noi abbiamo iniziato, gli altri devono sedimentare le cose sulle nostre, fare sedimentare le cose sulle nostre. Andiamo avanti. Qua abbiamo l'interpretazione di Lorenzo Maria Ciulla, geniale il discorso di entrare in uno spazio abbassandosi e quasi chinandosi all'arte e accendere la luce, dove lui descrive come se fosse un'arte primitiva, come le grotte di Lascaux, dove i graffiti raccontavano la vita quotidiana, la caccia. Lorenzo racconta con l'arte un suo percorso. Devo dire, geniale Lorenzo, questa è una di quelle che mi piace di più in assoluto. Molto bello, non dovrei dirlo, ma io ho una stima nei confronti di Lorenzo enorme. Da qua usciamo e proseguiamo il percorso con un'altra interpretazione di contagi. Questo è Ettore Garozzo, Ettore Maria Garozzo, dove la delicatezza di Ettore è palese. Ettore ha interpretato il contagio, qua c'è scritto la sua interpretazione di contagio, ha voluto il grigio, questo grigio del bianco e nero delle foto, e quindi questa stanza è stata fatta tutta grigia. Proseguiamo il nostro percorso. Qua c'è l'installazione di Ursula Costa, Amanti l'ha intitolata. L'installazione di Ursula è forte, ha utilizzato la tecnica giapponese di riparare le cose con l'oro, e lei, che ha fatto un percorso un ospedale oncologico, adesso io non me lo ricordo, dovrebbe esserci lei a spiegarlo, e ha ripreso, ha fotografato le ragazze che hanno avuto questo problema oncologico al seno. Questa è un'installazione di una potenza incredibile. Proseguiamo il giro. Qua abbiamo, voilà, questa installazione è l'installazione di Nemo, profeta in patria. Abbiamo scelto di creare uno spazio da dedicare agli scrittori nisseni. Abbiamo iniziato con qualche libro e a poco, come vedi, continuano a portare libri che sono libri da consultare.
conosciamo chi è, chi vive nella nostra città, chi opera nella nostra città in silenzio. Io, diciamo, il mio lavoro mi porta anche a essere presente, ma c'è tanta gente che silenziosamente lavora anche per la nostra città, ed è giusto che queste persone vengano conosciute dal resto della cittadinanza, che Caltanissetta è una città con una bella potenza creativa. Usiamoli questi creativi, facciamo che Caltanissetta finalmente veramente possa tirare sulla testa. Questo Covid mi ha fatto pensare, come ha fatto pensare a tutti, che Caltanissetta non è morta, anzi Caltanissetta ha un sottobosco potente, vitale. Questa è l'installazione di Anna Giannone. Devo dirti che io non sapevo una cosa, e questa Anna Giannone mi ha spiegato la sua installazione, e trovo questa cosa qua della natura meravigliosa, la contaminazione di due olivi, uno vicino all'altro, le olive del colore dell'uno vanno sull'altro e quindi si colorano, si contaminano l'uno con l'altro. Prendiamo esempio dalla natura, contaminiamoci. Questa è la zona ospiti. La zona ospiti, al momento stiamo ospitando Marilu Viviano. La zona ospiti sarà dedicata 10 giorni a ciascun artista per esporre la propria arte. Quindi per dire: io ci sono d'accordo con voi, l'arte va incentivata, io voglio fare questo viaggio assieme a voi. Siccome non è possibile, non abbiamo una mega struttura da ospitare tutti, quindi si turneranno degli ospiti. Qua c'è una parte dell'installazione che è, diciamo, la parte quella veramente costruttiva. C'è un'aula, abbiamo creato un'aula scolastica. Quest'aula scolastica, la valenza di quest'aula scolastica sta nel fatto che dobbiamo coinvolgere i bambini dei quartieri. Palazzo Moncada possiamo considerarlo al centro dei 4 quartieri del centro storico. 4 quartieri che non sono integrati con il resto della città, e la città non è integrata con loro. E allora dobbiamo capire, innanzitutto dobbiamo far capire che loro fanno parte della città, del tessuto urbano, di tutto il tessuto urbano. Quindi faranno con Luca Ianni e mia figlia Carolina delle lezioni su come si fanno i video, l'uso del telefonino, il senso di appartenenza, cosa sono i diritti e i doveri, cosa ti può offrire una città e cosa tu devi dare a una città. Insomma, delle mini lezioni con delle proiezioni di film con una valenza didattica, e alla fine di questo percorso realizzeranno un corto che racconterà la loro esperienza. Proseguiamo. Qua c'è, allora, dove noi camminiamo è l'installazione di Loris Viviano. Loris Viviano ha voluto ripercorrere 30 anni, questo è un suo lavoro, è un suo quadro di 30 anni fa, si chiama questo quadro Campo Minato, e Loris dice: per me è importante guardare al passato per avere un futuro, e io voglio mettere una cosa del passato come auspicio per il futuro. È un'idea geniale, ha fatto un lavoro bellissimo, e questo lavoro è di Loris Viviano. Qua abbiamo Roberto Pistis. Roberto Pistis è un ragazzo che mi ha aiutato, devi entrare e ti devi chiudere dentro, prego. Ecco, io continuo a parlare. Roberto Pistis è un ragazzo che si è avvicinato a me mentre dipingevo le saracinesche, chiedendomi del perché delle saracinesche e dicendomi una cosa bellissima. Dici: guarda, era da tempo che non dipingevo, mi hai fatto venire voglia di dipingere. E allora io ho detto: dico, guarda, entra nella squadra.
ed è entrato nella squadra, ma è entrato, guarda, ma in maniera fantastica, attivissimo, il ragazzo intelligente, sensibile, insomma un bel elemento Roberto Pistis. E ha voluto proprio questo che lui chiama frigorifero, questa stanzetta per comunicare il suo messaggio, contagiare. Per lui questo è il contagio, oltre, capito? Oltre la dice lunga su tutto. Proseguiamo questo viaggio che è un percorso, come ti dicevo, un percorso emozionale. Le emozioni che abbiamo vissuto noi all'interno di questo spazio, da ufficio abbandonato che era alla trasformazione, fatto di fatica, di lavoro esagerato, è pieno di emozioni, ci ha dato un sacco di emozioni che abbiamo voluto trasmettere. Questa installazione si intitola Segnale assente, segnale quasi assente, ed è un percorso, io non so se le immagini riescono a riprendere il buio, ed è un percorso, praticamente è un atto d'accusa nei confronti dell'amministrazione, diciamo un atto d'accusa quasi infondato, direi, ma è un atto d'accusa nei confronti dell'amministrazione che dà uno spazio ma non è parte integrante del progetto. Adesso ci siamo avvicinati l'un l'altro, per cui si è venuta a instaurare un rapporto di scambio a quanto pare costruttivo. Però io ti posso dire una cosa, io non mi voglio illudere, voglio vedere se questo rapporto, questo scambio prosegue e andiamo avanti per una rinascita di Caltanissetta. Qua c'è un cervello in gabbia, il cervello in gabbia è opera di una... il cervello l'ha fatto una ragazza dell'istituto Juvara, si chiama Dalila Turco. Io ho chiesto la collaborazione di questa ragazza ed è stata meravigliosa, ha realizzato questo cervello nel giro di niente e l'abbiamo utilizzato per questa installazione. Cervello in gabbia, diciamo, è un cervello funzionante ma è ingabbiato da tutto, dai telefonini, dalla comunicazione televisiva, da tutto quello che ci circonda. La Minotaura è la trasformazione di questa gabbia in essere metà uomo e metà toro, ma che vuole rompere gli schemi. La Minotaura rompe gli schemi, rompe la rete, libera il cervello, e in realtà la liberazione totale e definitiva si ha qua, che è la fine del percorso. Non tanto la fine del percorso, siamo quasi alla fine del percorso. Qua è un po' un sunto di quello che è stato il lavoro delle saracinesche, mescolato, contaminato. Qua ho voluto contaminare gli scrittori siciliani mettendoli assieme, destrutturandoli e ricomponendo dei pensieri con le loro parole. Quindi qua c'è la contaminazione vera e propria. Proseguiamo. Qua, per chi volesse, questa è un po' la storia di tutto il lavoro iniziato lo scorso anno. Questi sono gli appunti per realizzare le saracinesche, ci sono i numeri delle righe per farle combaciare con le saracinesche, gli spostamenti e tutte cose qua. Sono tutti messi qua perché per me è un lavoro che continua, ed è, questo non è un lavoro che finisce, perché se un percorso di rinnovamento ci deve essere, ovviamente non lo devo fare solo io il rinnovamento, dobbiamo essere tutti a rinnovarci, a rinnovare. Questo vuole essere l'inizio di un percorso. Prego, andiamo che ti faccio vedere l'altra. Da qua si passa alla stanza del pensiero liquido.
Questa stanza è volutamente blu, che è un colore che dà, a me dà serenità. E qua è stato fatto questo lavoro, lo specchio ritrae non soltanto te, e qua è scritto noi siamo quel che facciamo in tante lingue, anche in lingue degli stanziali qua a Caltanissetta, lo specchio ti fa vedere delle realtà che sono diverse. Le proiezioni dei vari specchi all'interno di una stanza ti fa uscire fuori dalla stanza, ti guardi dentro, ma come vedi io per esempio adesso vedo te, vedo parte dei versali, vedo parte della scritta, quindi c'è una profondità di campo, c'è un uscire fuori. Il senso di questa stanza è uscire fuori dalla banalità, uscire fuori dai luoghi comuni, cambiare, crescere, questo è il senso. Questo è il quaderno delle presenze. Ho voluto usare di proposito un registro dell'ufficio tributi, perché per segnare il passato, il passaggio fra il passato e il nuovo, quindi è il libro dell'ufficio tributi messo al contrario, eccetera eccetera. Da qua si esce. Qua, se filmi, guarda la profondità dello specchio che ti dà, perché bisogna scendere dentro le cose, cioè non bisogna guardare le cose con superficialità. Quindi questi sono tutti messaggi dati, poi ognuno li utilizza come crede. E poi c'è la parte del bookshop, dove c'è la possibilità, cioè dove chi ha la manualità, chi costruisce le cose, chi fa, le mette a disposizione e le vende. Ci sono in vendita i versali e le copie dei versali di tutte le saracinesche, perché tutti i versali che sono qua all'inizio della mostra sono gli originali di tutte le saracinesche. Io quando ho iniziato questo percorso ho comprato una grossissima quantità di tele della stessa misura delle saracinesche e ho dato a parte all'Istituto Iuvara, a parte a chi è venuto spontaneamente a realizzare le saracinesche, fare l'originale su, e poi è stato riprodotto sulle saracinesche. Qua ci sono le copie dei versali in vendita, perché io penso che è bello ognuno abbia una parte di una Caltanissetta che sta rinascendo. Oggi leggevo sul giornale che è uscito il bando per l'acquisizione dei locali in Corso Umberto, quindi questo mi fa sperare che le cose possano cambiare. Fine della visita. Orari e giorni. Ah sì sì, hai ragione. Allora la mostra è aperta dal martedì al sabato dalle 18 in poi. L'orario è 18:21:30, ma normalmente ci attardiamo anche fino a molto più tardi. C'è un ingresso da pagare di 2 euro, che è un contributo, e basta. È una visita guidata oppure da soli, ognuno può fare. L'importante è seguire il percorso, che è tracciato da questi piedi segnati da un'amica, che danno un po' l'idea di percorso da fare. Non è una mostra d'arte, è un percorso emozionale, quindi non ci sono quadri da vedere, tranne per gli ospiti o qualcosina, ma è un percorso emozionale. Niente, vi aspetto tutti, anche per scambiare, perché il senso di questo posto, il contagio, avviene anche soprattutto con lo scambio. Quindi parliamo, diamoci delle idee e soprattutto tutti quanti assieme dobbiamo cambiare. Dovremmo avere tutti quanti un obiettivo comune e lavorare su questo.